Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Siamo tornati con Planet of Lana. L'ultima volta siamo entrati in una struttura tecnologica, moderna, che sembrava non appartenere al mondo in cui ci troviamo. All'interno, ora stiamo ancora esplorando questa struttura, abbiamo trovato un robot che abbracciava uno scheletro umano di bambino. E abbiamo visto una sorta di video in cui vedevamo una navicella partire da un pianeta che sembrava essere la Terra per approdare probabilmente sul pianeta in cui ci troviamo. Quindi forse noi siamo una colonia umana, ma che dal punto di vista tecnologico, non abbiamo proseguito da dove avevamo lasciato sulla Terra. Infatti, all'inizio del gioco vedevamo che abitavamo in una sorta di villaggio costruito su delle palafitte abbastanza primitivo. E anche questo mondo sembra molto primitivo, quindi proseguiamo, andiamo avanti e vediamo cosa riusciamo a scoprire. Esatto, l'ultima volta abbiamo lasciato esattamente in questo punto, in questa struttura. E a quanto pare si può passare da diverse parti. Allora, Mui in teoria dovrebbe. C'è una lampada bianca che solitamente Mui può utilizzare. No. E? Ok, non sappiamo a cosa possa servire. Forse per tornare di sopra, ma non ne sono sicuro. Ok. Lì non ci arriviamo, di qua sì. Ah, ok. Tornavamo di qua, niente. Ci siamo arrivati per un pelo. Ma non credo che possiamo andare avanti da qui. Quindi c'è qualcosa che dobbiamo risolvere. Allora. Dobbiamo riuscire ad aprire quella grata. Sicuramente. Sicuramente. Qui, come detto, il nostro Mui non può fare praticamente niente. Qui? Ima. No. La grata non possiamo aprirla. Allora, vediamo se il nostro Mui andando lì. Sì, possiamo utilizzarlo, ecco. E lui dovrebbe. Però senza un appoggio non riesce a stare fermo. Fino a dove arriva? Fino a questo. Non gli può dare un morso perché è elettrificato. Più là non c'è nulla. No.
La cosa che mi fa pensare è che dobbiamo lasciarlo alto qui. In questa maniera. Io devo sbrigarmi in modo tale da saltare su, arrampicarmi e poi saltare dall'altro lato. Vediamo. E l'ho lisciato completamente! Possiamo farcela. Possiamo farcela. Bene, bene, bene. Apriamo subito il passaggio. Comunque ha funzionato, visto? Oh, perfetto. Allora, signor Mui, tu torna sulla piattaforma. Io tolgo la corrente. Ah. Ok. Tolgo la corrente all'intera struttura. Quindi di conseguenza devo prima devo fare la stessa cosa che ho fatto adesso. Portare Mui all'altezza designata. Qua va benissimo. Lo lasciamo. E ho sbagliato tasto. Lo lasciamo. Torniamo indietro. Disattiviamo la corrente. E se ci riesco prima che... Ok. E adesso dai un bel mozzico a quel coso. E abbiamo... finito. Ma in verità io adesso dovrei, allora vediamo corrente che non cambiano accidenti, e qui è chiuso. Bisogna usare di nuovo questo carrello. Per forza, se no come fa? Forse lo possiamo mettere qui vicino. Ci arriveremo mai saltando da lì. Non ci arriveremo mai. Però possiamo provare. È troppo lontano, già si vede. Già si vede. E dobbiamo fare la stessa cosa però. Tenerlo su e saltare da una parte all'altra. Dovrebbe andare. Dovrebbe andare. Dovrei saltare. Ok. Ok. Andiamo. Muoviti. È fatta, dai. Stiamo uscendo fuori. Quindi niente, in realtà la struttura, quella tecnologica, l'abbiamo. Ce la siamo lasciata alle spalle. Quello che dovevamo vedere l'abbiamo visto. Che comunque, con il beep boop di queste macchine, abbiamo capito che anche quella struttura fa parte. Della stessa tecnologia di queste macchine. E lo possiamo addirittura controllare adesso. E la lanciamo lassù. Certo, dobbiamo ancora svelare, quindi allora le macchine dovrebbero essere appunto state mandate dalla Terra. Mandate o comunque arrivate dalla Terra. Bisognerà vedere perché hanno rapito gli abitanti del villaggio e
mio fratello. Olai. Meno mui. Olai ki. Tu mara mui. Meno. Che chiudi. Stray ha vinto l'indie di debutto, ma perché c'era il gatto. Qui non c'è un gatto, però questo qui secondo me è anche più cutie. Che comunque non è il protagonista, su Stray era il protagonista, però. Ah, ok. Stai alla larga. Occhio alla coda. Ecco, perfetto. È stata una bella scena, ma se posso dire, la rappresentazione dell'acqua sotto non era fatta benissimo. Molto meglio la superficie. Comunque, perché abbiamo preso una zattera e siamo andati su un'isola? Un'ottima domanda. Ci sono delle ossa incredibili. Ilo! E Ilo, questa continua a urlare Ilo. Perché dovrebbe essere nei paraggi? O no? Ah, si tocca. Vabbè. Ci sta. Allora, io non posso passare di sotto, sono sicuro, perché non ce l'ha... non c'è verso. Lui può andare... là... farsi vedere, praticamente. Forse lo può attirare. Ah, perfetto, lo ha soggiogato. E adesso... lo mettiamo... lì. Allora, secondo me, se lo tocchiamo anche in quello stato, moriamo. Ho questa sensazione. Quindi lo portiamo vicino e lo... superiamo. Infine richiamiamo Cosoli, Mui, ma non sono sicuro che... ok, no, perfetto, non ci sono problemi. Beh, ho capito. Ah, sei stupido. Oh, ti aggrappi? No, non ce la fa. Sono delle altre costruzioni molto simili a quelle che avevamo al villaggio, quindi che sia un altro villaggio. Ah, ok, ci dobbiamo rifugiare qui sotto.
Non l'ho capito sta cosa. Oh. Vabbè. Lassù ci arriva, eh? Vai, muoi. Dopo di te. Se cose, secondo me, se magnano. C'ho st'impressione. Chielo? Che arrivate a metà dove ci sono quelle due antennine al centro. Ah-am, e me se magnano. Sicuro. Credo che possiamo farci qualcosa qui. Quindi allora Mui non lo posso mandare mentre sono appeso, che comunque l'ideale sarebbe Wii saltare dall'altro lato. Non so se Mui ce la fa. Ah, salta. Perfetto. Intelligente. E qua? E qua come famo? Quindi passiamo di sotto. Adesso dovremmo soggiogare quel robot. Credo. Quindi passa di sopra. Ma gli, non ho capito quella cosa, cosa gli fa? Gli spara. Ah, lo elimina proprio. Ma pensa a te. Curioso. Ah, possiamo andare avanti all'infinito? Ah, ok. Non avrebbe avuto senso. Però io mi chiedo, no? Che c'era quella sostanza nera qui. Ah, geniale. Quindi sarà un qualcosa di segreto. E andiamo a vedere. Assolutamente. Ci arriviamo, ci dovremmo arrivare. Cosa c'è? Ah, un pezzo del puzzle. Che mi sa che non qualcuno ce lo siamo persi in passato, eh. Secondo me sì. Secondo me uno sicuro. Forse addirittura due. Vabbè. Pazienza. E poi è l'unico segreto che si trova in questo gioco. Questi pezzi del puzzle. Noi il bagnetto ce lo possiamo fare. Mui. Ah no. Ci siamo spezzati le ginocchia con questo salto. Lui non viene, eh. Mi sembra di vedere un tronco. Quindi lui dovrà passare di sotto. Per forza.
Aspettami, Mui! Hola, Mui. Facile, facile. Hola. Praticamente era già arrivato, non serviva neanche che... Hola. Che ti portassi questo tronco, che però... Ima. Stai lì. Devo riutilizzare. Vediamo. Pensaci tu adesso. Un altro po', grazie. Hola, Mui. Oh, wow. Sono guai. Sono guai. Ci muore. Ci muore. Ci muore. Allora. Addirittura il cinghiale che però ci può essere utile, no? Può essere abbattuto. Però perché lo dobbiamo far morire quel povero cinghiale? No, giusto. Giusto. Allora, ok, ci è passato vicino e non ci ha fatto niente. Lo facciamo morire, poraccio. Però anche noi ci dobbiamo spostare, che se no non vedo. E ribadisco, povero cinghiale, ma deve morire là. Sono sacrifici che vanno fatti. Ma pensa, è un gioco crudele. È un gioco crudele. Liscio con... Mamma mia che liscio. Ora devo far riportare il cinghiale. No, meno male, va. Sbrigati! Okay. Ora devo far ripartire il cinghiale? No, meno male. Va bene, lo stesso. Non so che sto combinando, ma... Diamo un po' più di rincorsa, va? Ecco. Allora, che possiamo fare qui? Possiamo soggiogarlo. Quante volte avrò detto soggiogarlo sta... oggi? E lo mettiamo qui. A proposito, qui c'era qualcosa? No. E poi il...
Niente. Ho sbagliato. In verità devo usare questo. No, non è vero. No, no, era giusto. Però devo far venire Mui da me. E poi la parola giusta sarebbe riprogrammarlo, perché... Che altro? E poi Mui lo mandiamo lassù. Ma Mui lassù ce lo possiamo mandare. Ma come gli diciamo di andare di là? Quindi prima devo usare il robot, così che io possa andarci. Ok, okay. Gli lascio Mui, torno indietro e rimetto il robot di sotto. Andiamo. Vai lì. Io adesso riporto il robot di sotto. Ecco fatto. E porco, ho sbagliato tasto. L'ho richiamato Mui invece che... Ok. Okay. Stavolta è andato tutto per il meglio. Oh, che faticaccia. Cielo. Olai Mui. Oddio, sembrava che non ci arrivasse. Mi si è fermato il cuore per un momento. Quello ha paura di me, quindi che cosa possiamo fare con sto coso? Ah, giusto, possiamo drenare l'acqua. È vero. E più di così non va. Anzi, no, aspetta, tu resta qui, Mui. Dobbiamo alzare il livello per... Devo provare ad alzare il livello nel momento in cui lui guarda. Perché magari lo possiamo far affogare. Anche se non è il termine più corretto. No, ok. Ok. Allora niente. Tu resta lì. Ah. Quindi in teoria bisogna alzare il livello. No? No, perché non ci arrivo. Però qui sì, devo tornare indietro. Allora, l'acqua l'alziamo al massimo. E adesso dovrei tornare indietro per chiamare Mui. Anche perché qui non c'è altro, non ci sono... Ma tanto lui può saltare da questo punto all'altro. E devo tornare indietro per recuperarlo, sì. Quindi puoi smetterla di stare lì. E... devo farlo. Invece no, perché il livello dell'acqua lo dobbiamo mettere al minimo, in modo tale che lui vada di sotto e Mui li può saltare sopra. È già al minimo, no? Ok. Vieni qua, Mui. Non viene? No. Ah, c'è il tronco. Non avevo visto il tronco.
c'è il tronco e va bene. Quindi lo devo far passare sotto, Mui. E però... lo devo far passare sotto, sì. Quindi io tutto stimpiccio che ho fatto era... Però l'acqua no, deve rimanere bassa. Va bene. Ovviamente non si avvicina, dobbiamo aspettare. Certo, gli poteva saltare in testa e poi... Vabbè, forse se ne sarebbe accorto, magari. Che ne so. Muoviti, muoviti, Mui! Anzi, no, Ok, non ci ho visto. Fortunelli. Ora possiamo andare. Comunque dal cono che rappresenta il campo visivo, a parte destra e sinistra, forse anche l'al... Vabbè, non ha importanza perché tanto non cambia niente. Ok, no, no, andava fatto così. Potevo lasciare il livello dell'acqua un pochettino più alto, ma alla fine non cambia nulla. L'importante è che noi possiamo arrampicarci, lui salterà dalla parte sbagliata, ma comunque ha saltato. Hola, Mui. Siamo giunti dove c'erano queste teste rotonde enormi. Bene, ce n'è più di una. E saranno dei raccoglitori, delle prigioni, che ne so. Non credo che entreremo mai in una di queste, anche perché come ci saliamo? Però la pelle d'oca. Sarà la vibrazione, sì. Sì, mi sto eccitando. Chi è lo Mui? Il birbantello. Sì, me lo dico da solo perché tanto. Qui bisogna saltare, non ci sono altri passaggi, quindi ci spezziamo sempre, ci rompiamo sempre le ginocchia per fare sti salti. Ma lei è giovane e sopporta tutto. Era un bel venticello, Nubi temporalesche. Ragazzi, fermiamoci qui. Anche se davanti sembra esserci qualcosa di interessante, però il video sta andando abbastanza lungo, quindi sicuramente proseguiremo nei prossimi giorni. Quindi se vi interessa questa serie, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, commentate, condividete e se volete noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!